E bella pescatori, buongiorno. Senti, senti. Senti solo le parole di quelli due là, adesso ve li faccio vedere. Bella pescatori, giornata di pesca a spinning dal kayak in quella che è la magnifica cornice di Bolsena e di Aurelio. Io faccio parte della cornice. Io mi chiamo Ralph. Poi vediamo, qua ci sono altri due personaggi piuttosto interessanti, interessanti direi. Questa è così, inizia così il lavoro. Da un esperto di kayak a un portatore di kayak. Il signor Bucco e il signor Bob che sono intenti nel montare la sonda. Una sonda. Sì, sì. Una vergognosa sonda. Vi rendete conto? Era la mia vergogna. Guardate la posizione del Bob. Questa, l'uomo che regge. Tipo bronzo di Riace, capito? E io così tranquillo che non mi frega un cazzo. 34 kg. Questi signori qua esperti in queste cosine, soprattutto Bucco che si millanta di montare lavatrici. No, l'ho detto Bob Lancia. Bob Lancia sta cedendo. Cioè, cioè molla. No, non mi ha fatto ridere, stavo sentendo male. Aspetta, aiuto io. Grazie, Fra. Cioè, a leva alta. A posto. A leva alta, non lui. Quindi, Aurelio se ne va. Cosa non si fa per un amico? Esatto. Tenere un kayak per un'ora e mezza. C'è un pesce che mangia dei pesci lì, guarda, guarda, guarda. Come trapana Bucco. Mamma mia. Ho avvito io, ragazzi. Si prova piano che spani le perforanti. Ah no, è avvitata a ferro, niente, come non detto. A posto. E lavoro sporco e fa. Comunque sto kayak è... Vai, bollo. Non lo voglio far cadere, lascio. Ok. Grazie. Detto questo, preparo le canne, parcheggio la macchina e iniziamo. Ok, forse, e dico forse, ci siamo. Storta la videocamera nel frattempo, ovviamente. Tutto giusto. Ok, andiamo, iniziamo. Cerchiamo lo spot. Allora. Allora, io inizierei con la nuova cannettina Daiwa, che è la Ninja. C'ho sul Fuego 2000, cannetta che voglio provare perché è decisamente una low cost, però l'ho tenuta in mano e sinceramente mi è piaciuta. Mi è piaciuta parecchio. E siamo già sopra un bel erbaio. Rashad, 3 pollici, Fett, Alburno, credo siano, esatto, Alburno Shad. Oggi mi sono portato dietro un po' di Rashad. Giusto un po', lo innesco per bene a passare e coprire, così, e già che ci sono, vedete qui siamo su un erbaglietto proprio carino, metto un piombino piccolo 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 che mi sono portato dietro apposta. Il signor Bucco, esperto della zona, ci ha consigliato di pescare praticamente spiombati. Mannaggia la pupattola, bello. Ovviamente ho solo la seconda camma accesa. No. Sì, sì. Ovviamente con la videocamera al petto scarica, però vabbè. Va bene. Un getto. Va bene lo stesso. Va
va bene lo stesso. Allora, vieni qua, give me your mouth. Ho un occhio spampinato. Braccio, sì. È malato proprio quell'occhio lì. Attenzione, vediamo. Il momento della verità. 1,3 kg questo. 3, sì. No, neanche. Neanche. Una chilata. Fermate. Sì, dai. 1,03 kg. Pareva più grosso. Molto. Pareva più grosso. Va bene, va bene. Vai. Grazie. Pesciolotto. Ecco un altro. Vediamo. Vai, facciamo in diretta. Vediamo un po'. Vediamo. Oh, sono due. Arrivo. Spera un po'. Allora, in pratica sono effettivamente sopra un erbaio molto esteso. Il live scope mi aiuta a intravedere qualche pesce, soprattutto quando escono dall'erbaio. E per il resto mi rifaccio a un'azione estremamente lenta in caduta. Lascio arrivare proprio appoggiato all'erbaio. E di conseguenza mi muovo facendo fare dei piccoli salti. Mi aiuta un po' il vento perché in realtà mi spinge verso terra. Vediamo un po'. Bella sta ferrata a vuoto così. Sì, guardalo. Stanno lì e stanno per bollare sulle libellule. Impressionante. Gli ho tirato in testa praticamente. Pesce. Proprio sotto le libellule. Bellissimo. Bellissimo. Pinello sotto le libellule. Pinellotto. Eccone un altro. Una marmellata di pinelli. Una pinellata. Voglio vedere se, nonostante la vicinanza, sì, fighissimo. Oh, questo inizia a essere un po' più ignorante. Bassaria, esatto. Così ce l'avevo sotto i piedi. Le condizioni, come vedete, sono cambiate. C'è vento, però c'è un però. Ho ricevuto diversi attacchi. Bob ha fatto un big, Buco ha fatto un big. Manco io a fare un big. Mi serve un pescione. Faccio un pescione e chiudo il video. Forza. Avanti così. Pescioni. Sì.
Sì. Sì. Sì. Caspita. Sì. Tante cotto da. La VTD maledetto e 5, eri il quinto maledetto. E insomma, è uscito, ovviamente con la canna un pochino più pesante, il nuovo tarponcino, questo qua. Adesso rilascio e Gigi, grazie amico mio, grazie. Allora, la camera non si accende, oggi è così. Allora, torniamo verso lo spot che ci ha dato l'ultima cattura. Non so se sono riuscito a riprendere, a salvare anche il video in cui rilasciamo la bestia. Però dai, oggi alla fine due pesci over kilo, una decina dei pescetti più piccoli. Abbiamo scoperto un lato di Bolzena che non avevo mai battuto. Abbiamo notato che con il vento c'è sicuramente un incremento dell'attività e siamo riusciti addirittura a pescare gli UTD. Alla fine tutti hanno fatto dei pesci molto interessanti, Bob ha fatto il mostro. Detto questo, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto ricordatevi che senpai si diverta, anche quando si balla. Whee!